E andiamo da Alberto Gambini, abbiamo detto giurista, prorettore vicario dell'Università Europea di Roma e anche presidente dell'Italian Academy of Internet. Alberto Gambini, abbiamo ascoltato Luca Ferretti, ricercatore di Oxford, componente della task force, e abbiamo capito che le cose chiare e sicure su questa app per ora sono pochissime. Il sistema è Bluetooth, forse questo è l'unico, come ci diceva lo stesso Ferretti, l'unica certezza su questa app. E allora partiamo dalle sue considerazioni. Quali dovrebbero essere le caratteristiche dell'app Immuni per essere sicura sul profilo della privacy e dell'utilizzo di tutti i dati sensibili che raccoglierà, sicuramente solo sul profilo sanitario, senza insomma altri scopi? Ma guardi, io posso subito dirle che rispetto al dibattito che si era sviluppato prima ancora che l'app fosse resa nota, c'erano tante preoccupazioni, proprio perché c'era l'esempio cinese che è molto invasivo, c'era una gestione di dati centralizzata che potrebbe portare anche a finalità altre che non siano solo quelle sanitarie. E adesso, avendo letto le prime notizie su quest'app, oggettivamente si ridimensionano molto questi problemi privacy, perché in effetti da un lato il fatto che si utilizzi Bluetooth e quindi in buona sostanza è un piccolo tracciamento contingente fatto di dati che non sono identificati con delle persone in carne e ossa. Dall'altro lato, e questo però io ritengo che sia un gran problema, il fatto che queste app siano volontarie, e cioè che i cittadini possano scaricarle o meno a seconda dei loro desideri. Qui invito anche i mezzi di comunicazione a fare molta attenzione su questo profilo, perché c'è una grande responsabilità sociale nel far capire alla cittadinanza che questo è uno strumento che li aiuterà, e penso soprattutto ad alcuni territori italiani, non a tutti magari, ma in alcuni territori noi avremo ancora per mesi il virus che circolerà, e pensi che avere un'app che uno riesce a scaricarsi e che a questo punto, se davvero la scaricano in tanti, se non tutti, si riesce facilmente a identificare quali possono essere i contagi e le fonti di contagio. E guardi, il tema della privacy, che all'inizio ci spaventava tanto, a questo punto potrebbe diventare, soprattutto in questa dimensione minimale di app, davvero secondario. Quindi io farei adesso un po' di attenzione a non arrivare all'eccesso opposto. Quindi non demonizzare l'app, perché però guardi, professor Gambini, la mia impressione è che se è volontaria qui in Italia mica la scaricheranno in tanti. Professor Gambino, però questa, lei che cosa pensa riguardo questo? Ovviamente per far sì che i cittadini scarichino in un gran numero più alto, 60-70%, qualcuno dice che deve essere la soglia perché sia efficace, deve essere istituita una relazione di fiducia tra governo e cittadini, quindi con una trasparenza, una chiarezza. Noi abbiamo provato tantissime volte a invitare la ministra dell'innovazione Pisano, che ancora non ha sciolto la riserva, ancora diciamo non si è confrontata con i mezzi di comunicazione, per cui è vero, non dobbiamo demonizzare, ma dobbiamo anche capire cosa sta accadendo. Che ne pensa? Non sarebbe opportuna una comunicazione insomma chiara? Anche perché da quello che abbiamo ascoltato, davvero lo sviluppo di questa app per ora è sulla carta, non c'è nulla. Guardi, io provo a lanciare un'ipotesi: renderla obbligatoria nelle zone rosse, in quelle zone che sono tartassate, cioè magari volontaria sul resto d'Italia, ma in alcuni territori qui, se non si rende davvero obbligatoria, può diventare addirittura fuorviante, perché chi se la scarica in buona fede, chi la utilizza in buona fede, può magari immaginare che gira in sicurezza, o quantomeno poi verrà avvisato di un possibile contatto con un contagiato, ma in realtà ha utilizzato l'app contattando socialmente tante persone che erano contagiate, e le quali però, non avendo scaricato l'app, a questo punto non mandano il segnale sul cellulare degli altri cittadini. E questo diventa fuorviante, perché uno pensa che attraverso l'app ha risolto i problemi di identificare se sta o meno bene rispetto a questo virus. Guardate che il tema è delicato, perché tutti gli strumenti della tecnologia, se sono utilizzati a macchia di leopardo, possono avere gli effetti esattamente agli antipodi per i quali erano stati pensati. Cioè fare dei falsi positivi o negativi, più per che esempio, falsi positivi, creare nella cittadinanza la sensazione: oh che bello, mi sono scaricato l'app,
adesso posso sono girare tranquillo. In sicurezza e sono tranquillo, ma se gli altri cittadini non se la sono scaricata, io salgo sull'autobus e contatto, mi trovo a contatto con tante persone, che purtroppo se abbiamo tanti in questo caso, persone asintomatiche, questo è il tema di fondo. Persone asintomatiche che hanno contratto il virus, e io a quel punto sono stato in contatto con queste persone, le quali non avevano l'app e quindi ovviamente non hanno potuto consentire al sistema di mandare sul mio cellulare quell'avviso di eventuale possibile contagio. E pensi quanto è fuorviante a questo punto un'app? No, è molto chiaro. Davvero deve entrare in gioco la politica, come ha detto l'esperto della task force, perché le tecnologie, se non sono guidate, possono veramente diventare da questo punto di vista controproducenti. Certo, no, non bisogna fare allarmi inutili sulla violazione della privacy, anche perché noi stiamo subendo tante altre limitazioni in questo periodo, per cui non possiamo poi puntare il dito solo. Gli esercizi commerciali ci bombardano di pubblicità. Telefono acquisto. Adesso quelli sono dati commerciali, qui parliamo della salute. Il GDPR già prevede che nei casi che si tratti di dati sanitari ci possono essere delle deroghe. Sì, il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che in situazioni nei terremoti, emergenze, alluvioni o anche situazioni sanitarie ci possano essere delle deroghe. Però, insomma, bisogna, lei stesso l'ha detto, professor Gambino, è un tema talmente sensibile che bisogna essere molto attenti e comunicare anche bene noi mezzi di informazione, ma anche da parte del governo ci deve essere chiarezza e trasparenza. Per chiudere veramente 30 secondi, professor Gambino, un'ultima parola, visto che poi Juan Carlos De Martino la chiamava in causa. Dunque sì, sull'essere rigoroso, che cosa ne sarà poi di questi dati, ci mancherebbe altro. Pensi che io ho proposto l'applicazione dell'articolo 601 del codice penale, che è la tratta degli esseri umani, la tratta delle parti del corpo umano, cioè finito il momento emergenziale, se questi dati non vengono distrutti, l'incriminazione dovrebbe essere pesantissima. Solo così si renderà davvero molto lontana quell'ipotesi che questi dati vengano utilizzati per discriminare le persone. Quindi io sono totalmente d'accordo, però nel momento emergenziale, e qui si tratta di salvare vite umane e soprattutto di uscire da questa cappa del virus, poiché sappiamo che nei prossimi mesi noi continueremo a convivere col virus, mi consenta di dire che almeno in quelle zone disastrate si dia insieme ad altre azioni anche la possibilità di utilizzare un'app che quantomeno riduce il danno.